Ciao a tutti ragazzi, io sono Chloe ed oggi siamo su un nuovo gameplay, ovvero Cyberpunk. Ho deciso di portarlo qui sul canale perché secondo me è veramente qualcosa di incredibile. Quindi bando alle ciance e andiamo subito a iniziare una nuova partita. Allora, dobbiamo selezionare il livello di difficoltà, direi assolutamente facile per ora. Bene, background. Allora, qui dice che il background praticamente cambia alcuni eventi e alcune opzioni di dialogo. Allora, andiamo a vedere, abbiamo nomade e dice vagare nelle Badlands, saccheggiare discariche, assaltare depositi di carburante. La vita da nomade non è stata facile, ma crescere in un clan ha i suoi benefici: onestà, integrità morale e amore per la libertà. Qualità che in pochi possiedono a Night City e che nessuna cifra può comprare. Benissimo, poi abbiamo vita da strada. Dicono che se vuoi capire la strada devi viverci. Bande, fixer, doll, pusher. Da 4 soldi sei cresciuto con il loro esempio. Qua giù la legge della giungla impone che i deboli servano i forti, l'unica legge di Night City che non hai ancora infranto. Va bene, e poi abbiamo corporativo. E dice: in pochi lasciano il mondo corporativo sulle loro gambe. Bene, ancora meno con la loro anima intatta. L'hai sperimentato sulla tua pelle. Hai aggirato le regole, sfruttato segreti. E ho usato informazioni come armi. In questo mondo nessuno gioca pulito, esistono solo vincitori e sconfitti. Benissimo, allora io direi che questo proprio no, grazie mille, ma proprio no. Quindi punterei o su nomade o vita da strada. Io sinceramente andrei su nomade. Ok, il personaggio ovviamente lo creerò femminile. I dream too much. I tell myself that I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. That I can't stop. We could see clearly. I dream too much. I tell myself that I can't stop. We could see clearly now. 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 We could see clearly now.
Ok, questo è il personaggio che ho creato, adesso ovviamente dobbiamo personalizzare gli attributi. Allora, abbiamo 7 punti disponibili, quindi... adesso ovviamente senza stare qui a perderci troppo tempo, deciderò io un attimino velocemente e poi vi farò vedere cosa ho deciso. Ok, questo è il personaggio che ho creato, ho deciso di fare fisico 4, intelligenza 5, riflessi 4, capacità tecnica 5 e freddezza 4. Benissimo, io direi di confermare. Ok, stacca la pezza. Il modulo accoppiatore elettronico. Avevi detto che era una cosa da niente quando te l'ho portata. Ne eri sicuro? Mi sarò sbagliato. Puoi sempre cercare un'altra officina in cui non chiedano a una nomade solitaria che ci fa sul confine. Ti pagherò quello che abbiamo concordato, non un anni di più. Ah, per quella somma puoi pure sistemartela da sola. Bene. D'accordo. Spostati. Cosa? Hai idea di cosa fare? Sto pensando. Quindi? Se Blatteri non mi aiuti. Vabbè, bypasso sì. L'accoppiatore e inserisco un collegamento. Va Il bene. compressore resterà attivo. Potrebbe fondersi. Si prova. Qualcuno ha chiesto la tua opinione? No, bene. Quindi dobbiamo salire in macchina. Bene. Ok, vediamo cosa succede. È come ti avevo detto. No, no. Niente male, la domanda è quanto durerà. Abbastanza da portarmi a Night City. Lì troverò una soluzione. Come no? Giusto. So, stiamo cercando sto qui. Ehi, non ho tutto il giorno. Si poteva fare? Altro che. Certo, non un bel lavoro. Tanto valeva usare lo sputo e il nastro adesivo. Ha funzionato. È abbastanza. Ah, ok, quindi sto lei sta cercando una cercando. persona. Jackie Wells. Per caso lo. Ok, quindi facciamo questo. L'antenna su questo bidone non sembra andare forte, non si sentirà molto. Ma non mi dire. Ma c'è una persona. Ehi, Mike, non sapevo che avessi il macchina. È arrivata qualche ora fa, io pensavo che ti avesse già avvertito. Sta tranquillo, Mike, chiariremo subito le cose. Problemi? Non lo sai che devi avvisare lo sceriffo ogni volta che entri nella sua città? Dirgli cosa ti porta qui. Magari davanti a una bella tazza di caffè. Tranquillo, non resterò a lungo. Ma non hai risposto alla mia domanda, eh? Mi chiamo Andrew Jones. Avrai sentito parlare di me? Temo proprio di no. Ero nelle forze speciali durante l'ultima guerra. Il nome Silver Shogun ti dice qualcosa? Temo proprio di no. Non sei molto socievole, eh? Ti rispondo io, temo proprio di no. Va bene, dai, su. È un veicolo dei nomadi, quello? Fa pure. Metti i piedi sulla mia cazzo di macchina, no? Finisco qui e vado. Non ho motivo di restare. No, infatti. Nessun cazzo di motivo. Mamma mia. Non c'è niente che mi fa ribollire il sangue come i randagi. Dove si è accampato il tuo clan? Parla come se fossimo dei, non so, dei ratti. Sì. Non c'è nessun clan, nessun campo. Sono qui da sola. No, non me la bevo.
I nomadi si muovono sempre in branco. La mia famiglia si è sciolta. Per questo sto andando a Night City. Il che ti rende una reietta tra i reietti. Di certo spero che tu te ne vada presto. No, non facciamolo arrabbiare, quindi ho visto una torre di comunicazione. La mia antenna è fuori uso. Devo contattare una persona. Quello che devi fare è levarti di torno senza dire un'altra parola. Non voglio più vederti gironzolare da queste parti. Capito? Te l'ho già detto. Non voglio problemi. Allora smettila di cercarli e vattene per la tua strada. Sì, sì, me ne vado, tranquillo. Ok. Perfetto, andiamocene via. Quindi dobbiamo seguire questo percorso. Ok, andiamo. Inizia con perdite della memoria. Sì, quindi praticamente si guida esattamente come su GTA, in poche parole. Ok. Calcio si risolve sempre tutto, benissimo. Dobbiamo arrampicarci sulla torre, va bene. Tipo Far Cry. Ci sono le torri. Ok, qui. Ok, vai. Bene. Connettiamo. Pronto. Rispondi. Rispondi. Ah, finalmente ti trovo. Willy McCoy, è bello sentire la tua voce. Sì, vorrei poter dire lo stesso. E non puoi? Hai abbandonato il clan. Non posso più aiutarti. Ed è vero. Non pensavo che fossi così cauto. Si chiama lealtà. Le regole sono regole. Senza il sistema non può funzionare. I nomadi lavorano da queste parti perché è territorio nomade. Non sarebbe un problema se fossi ancora una bugger. Dovevi restare con loro e unirti agli Snake Nation come tutti. Gli Snake Nation possono baciarmi il culo. Bene. Mi serve il tuo aiuto. Per l'ultima volta. Per l'ultima volta? Di nuovo? Devo trovare un cliente con un carico per me, ma non so dove sia. Ah, ok. Eri nel posto giusto al momento giusto? Lì diciamo che si è rotta la macchina. Mi si è rotta l'auto, l'accoppiatore. È un miracolo che sia arrivata fin qui. Forse il cliente mi ha lasciato un messaggio. Puoi controllare? Certo, ma è l'ultima volta. Dico davvero. Il nome del cliente? Jackie Wells. Ah, in effetti ha lasciato un messaggio. Ti aspetta in una fattoria. Ti invio le coordinate. Grazie, aspetta. Willy, ti devo un favore. Già? Non farti ammazzare. E non chiamarmi più. Benissimo. Comunque, sì, le unghie lunghe sono carine, però mi sembrano un po' tanto lunghe. Comunque, sì, come sali? Devo scendere, non salire. Vabbè, non importa. Andiamo giù. Bene. Andiamo. Benissimo, quindi adesso dobbiamo andare da questo... cos'è Jackie?
l'altro, poi dobbiamo girare, mi sa, perché... Ok, qui. Non l'avevo neanche visto. Povera macchinetta. Questa sarebbe una fattoria, scusami. Una baracca. Va bene, usciamo. Dobbiamo incontrarci qui con questa persona, Jackie Wells. Ok, quindi qui dobbiamo vederci con questo Jackie. Devo di dovermi dare all'agricoltura. Spero che tu sia qui per me. Beh, se tu sei Jackie, sei sì. Tu, Wells? Jackie, por favor. Io sono V. Allora, hai un carico da trasportare. A casa mia, prima di parlare d'affari, condividi un po' di te. È un'usanza e anche buone maniere, sai? Che schifo! Oddio! Uomo di saldi principi. Serve spina dorsale, chica. Perlomeno quando ti avranno tolto tutto il resto ti rimarrà quella. Se questa è casa tua, c'è gli scarafaggi, non vorrei dire. C'è un po' di ospite in casa, eh? Iniziamo da te, allora. Nato a Night City, o Haywood nel sangue. Mai stata a Night City. Non significa molto per me. Ora, immagina un posto in cui tutti sono tuo fratello, tua sorella, o perlomeno distanti cugini. Credo di capire. Non sono tenuti a piacerti, ma sono la tua famiglia. Quella è Haywood, oltre al fatto che girano tutti armati. Ah, e tu? Diciamo che vengo da una mia Haywood. Tu e io andremo molto d'accordo. Vedremo. Il carico. Ok. Quindi? Che c'è dentro? Meno ne sai e meglio dormi. Non lo so nemmeno io, ed è meglio così. Non sai cosa dovremo contrabbandare. Sono merci corporative rubate. Rubate? No. Qualche idiota le ha perse, un altro idiota le ha trovate, le ha vendute, e ora sono qui. Sai com'è? L'effetto farfalla, quella roba lì. E nessuno sta cercando questa cassa? Non è un problema se cercano. È un problema solo se la trovano prima di attraversare il confine, no? Va bene. Carichiamola sull'auto. Ma certo. Wow, che bel bagno che c'hai. Iniziamo a pensare che non saresti venuta. Mi hanno trattenuta. E poi non sei proprio facile da trovare. Tengo un profilo basso, sai. Lo sceriffo sembrava un gran rompicoglioni. Già. Allora, scusa un attimo, tanto ti prendo un po' di roba da qui, eh. Ce la facciamo a prendere tutto. Abbiamo preso tutto. Arrivo, eh. Sembrerebbe che ho preso tutto. Comunque, veramente, ma... Cioè, vivi qui, tu? Dai. Metti il carico. Che bestione! Già. Benissimo. Allora, partiamo? Sì, un attimo, abbi pazienza. Allora, direi che possiamo fermarci qui per questo primo episodio. Abbiamo visto appunto come creare un personaggio nei minimi dettagli, cosa veramente incredibile. E abbiamo visto che ci siamo incontrati con questo Jackie Wells, che ci ha dato appunto questa cassa con cui appunto dovremo andare per passare questa specie di dogana. Boh, vedremo nel prossimo episodio se riusciremo a passare oppure no. Quindi grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, mi raccomando attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!